Cavolo, devo ammettere che non vedere la scritta ricerca sopra il laboratorio mi fa uno strano effetto. E ci credo, ci abbiamo messo una vita a maxarlo. Sì, beh, se non si fosse ancora capito, abbiamo maxato completamente il laboratorio. Guardate che figata, dal barbaro al mastino è tutto potenziato al massimo per il TH9. Dall'ultimo episodio, che ormai risale a 3 settimane fa, abbiamo fatto le valchirie a livello massimo e le streghe di livello 2. Ovviamente le novità non sono finite, perché qua, come vedete, abbiamo anche un bel po' di mura. Se non sbaglio, dovrebbero essere 40. Andiamo a vedere. Sono 41, perfetto, quindi ce ne mancano solo 209. Poi, se proprio vogliamo essere pignoli, ci sono due truppe che non sono proprio maxate, ovvero il re barbaro e la regina. Allora, il re, come vedete, è a livello 21 e la regina, che sarà la prossima a essere potenziata, è a livello 19 e arriverà al livello 20. Costa 100.000 di nero, oh mio Dio, ormai manca 1.300, quindi magari li possiamo fare in questo episodio, perché pensavo, ragazzi, di cominciare a fare un attacco durante gli episodi di Cotto e Maxato. Siccome ormai farmare sta diventando molto difficile e personalmente ho poco tempo, fare un attacco durante i video potrebbe essere una bella soluzione. Poi d'altronde mi chiedete anche sempre attacchi in live, quindi perché no? Ad ogni modo, come molti di voi sapranno, io sono un assiduo collezionista di ostacoli. E come potete vedere, durante queste vacanze, diciamo da Cotto e Maxato, perché abbiamo fatto una bella pausa, ho praticamente ricevuto due alberi di Natale, di cui praticamente non avevamo ancora parlato, comunque ce li ho. Per la precisione ne ho altri due, ovvero uno qua, che è il primo che si è spawnato, e il quarto, ovvero l'ultimo, che è qui, guardate che bello, vicino agli altri alberi. È veramente molto molto carino. Questo però mi sa che lo toglierò, però no, per adesso lo tengo, dai, ci sta. E per il resto la formazione, ragazzi. Sì, perché la formazione è sicuramente una delle cose che salta all'occhio di più. Allora, come potete vedere, è molto strana. E ci credo perché l'ho fatta io. Però a quanto pare fa il suo dovere, perché ha lo scopo di difendere l'elisir nero. E come potete vedere, Elisir nero ne ho 100.000 quasi, quindi a quanto pare funziona. Comunque, come cavolo funziona sta formazione? In pratica è una di quelle disposizioni stronzissime che fanno girare le truppe. Come vedete all'esterno ha tutte in fila delle difese, ovvero torri dell'arciere e cannoni, e che dopo esserci fatti un sedere così per farle all'11, io li metto fuori così tranquillamente per farle distruggere senza difficoltà. Però se per caso le truppe riuscissero a entrare, anche all'interno ci sono altre difese già più forti, ovvero Torre dello Stregone, Mortaio, Difesa Aerea, Volano, e anche qua appunto continuano a fare il giro le truppe. E se per caso riescono ad andare ancora avanti, c'è un doppio strato di mura. Come vedete, tra l'altro, il primo, questo, è completamente al 10 e racchiude Archi X, la Regina, il Castello del Clan, le Tesla. E poi se mi distruggono pure questo, andate a quel paese e pigliatevi l'Elisir Nero. Vi faccio anche vedere la mia situazione per quanto riguarda le coppe. Come vedete sono in Lega Argento. In realtà mi sposto tra Lega Argento e Lega Oro, alcune volte anche tra Lega Argento e Lega Bronzo, però poi risalgo subito perché c'è la gente che mi attacca solamente per scendere, e quindi mi ritrovo tipo centinaia di coppe così random. E infatti adesso tipo ho 58 difese vinte, nella scorsa stagione ne avevo 500 e passa, e sto praticamente facendo l'obiettivo indistruttibile. Guardate, ho 1232 difese fatte e penso di averne fatte almeno un migliaio solamente con sta cosa di stare in leghe basse. Comunque, in sostanza, stare in leghe basse non serve a un belino, perché non sto trovando veramente nulla. È veramente difficile farmare da quando è uscito questo aggiornamento, e appunto motivo per cui tra poco inizieremo a fare un nuovo attacco. E quello che volevo solamente dirvi è che queste mura le ho fatte principalmente con le risorse prese in guerra, perché in guerra stiamo facendo i devasti. Guardate un pochettino qua il registro di guerre, abbiamo le ultime 4 guerre vinte, e poi ne abbiamo, beh, 2 perse, 3 vinte, 2 perse e di nuovo 3 vinte. E poi qua si ritorna al periodo precedente, che come vedete non era molto roseo, anzi era rosseo. Vabbè, scheda pessima, ragazzi. Però comunque, come potete immaginare, è un bel salto di qualità e porta anche un bel po' di risorse.
Vabbè, dai, ho capito. Pigliamo queste risorse qua nell'estrattore, che tra l'altro, come avete sicuramente notato, sono ancora gemmabili per una gemma, cosa assolutamente molto gradevole. E cominciamo a cercare un bel villaggio da attaccare, cosa che veramente richiederà molto, molto tempo. Ok, questo sembra carino perché ha un po' di Elisir che mi servirebbe e anche un po' di Elisir nero che, se siamo fortunati, ci permetterà di fare la regina. Quindi, allora, partiamo attaccando da questo lato qua. Direi prima di tutto di smussare un attimino i lati, cercando di impedire alle truppe di girare. Quindi buttiamo un po' di barbari e un po' di arcieri qua. Ok. E poi andiamo magari con un gigante per vedere se riusciamo a far uscire le truppe dal castello, ma la vedo dura, anche perché potrebbero non esserci troppe al castello. Invece ci sono, e sono dei giganti merdosissimi, quindi penso che li faremo fuori senza problemi. Allora, facciamoli avvicinare un attimino, tanto abbiamo tempo, abbiamo 3 minuti. E allora, buttiamoci un veleno sopra, così, ok, almeno si prendono un po' di botte. L'avveleno ci mette un po' a fare effetto, però sti qua non sono giganti di livello alto, quindi dovrebbero morire in fretta. Eccoli qua che crepano. Perfetto, tutti morti. E iniziamo con i nostri di giganti. Eccoli qua. Ok, buttati a cazzo totale. Mi piace quando butto le truppe così. Allora, buttiamo i nostri barbarelli. Eccoli i giganti che volano già via. Re, regina. Fondamentali, ovviamente. Aspettiamo, tra poco andiamo con l'assalto. Adesso. Ok. Buttate anche l'assalto da culo, va bene. Buttiamoci una piccola cura lì, perfetto. Andiamo con i primi goblin che daranno una mano a buttare giù principalmente il municipio. Cerchiamo di far fuori magari quella Tesla se si riesce con i nostri arcieri, anche se è difficile. Pronti con la prossima cura. Andiamo. La regina giustamente esce perché gli faceva schifo stare dentro. Buttiamo una cura lì, almeno non muoiono il gigante, aiuto. Ok. I goblin anche loro vanno un po' dove preferiscono. Il re barbaro ha già l'abilità attivata. Niente, ragazzi, mi sa che qua le risorse non le prendiamo manco a pagare oro. E neanche l'esir. E basta, ragazzi. Mi sa che questo attacco è andato un po' di merda. Però comunque abbiamo preso un po' di. Cioè, siamo a 99.000 di nero, cavolo. Vabbè, attiviamo l'abilità della regina. Danni non ne può più fare le risorse, quindi chiudiamo. Abbiamo preso qualcosina, ma l'attacco fa veramente schifo. Nei prossimi video vi porterò una nuova tecnica che sto utilizzando. Ho voluto attaccare apposta in barbari, arcieri, goblin e giganti per non farvela vedere già in questo video. Quindi vi do appuntamento al prossimo a questo punto, perché abbiamo mostrato tutto anche in questo episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ringrazio, metti mi piace, commenti, descrizioni, tutto sostegno che c'è. Vi ringrazio per i 14.000 iscritti raggiunti. E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!